è il nuovo video dedicato alla rubrica interamente a tutto bio, che è un po' che manca dal canale. Vi avevo promesso che l'avrei rifatta perché so che è stata molto seguita e apprezzata. Ho una marea di prodotti, quindi direi di mettervi comode, magari con una tazza di tè o qualcosa da mangiare, perché i prodotti sono tanti. Allora, partiamo da una scoperta bio molto recente e sto parlando di questi prodotti. Non si vedranno probabilmente, mi dovrò avvicinare perché c'è troppa luce, perché o ce n'è troppo poca o ce n'è troppa, va bene. Comunque sto parlando di questi prodotti bio, ok, che potete trovare nei discount INS. Questo è un bagno doccia biologico ideale per tutti i giorni, con malva e burro di karité, non contiene coloranti, parabeni, insomma. Ed è certificato ICEA, hanno prezzi veramente bassissimi e è un bel formato da 400 ml. E quindi insomma è una scoperta recente, quindi alcuni sono scoperte, magari provate poco, e altri invece sono prodotti già collaudati. Sempre della stessa linea c'è anche lo shampoo, che è questo. Quindi ideale per tutti i tipi di capelli, anche questo certificato ICEA, sono 300 ml. Non contiene coloranti, eccetera. Comunque è con proteine del riso, dalle proprietà nutritive volumizzanti, e olio di semi di lino che dona corpo e luce ai capelli, li rende immorbidi. Quindi insomma questa è una segnalazione bio, ecco, chiamiamola così. E ultimo prodotto della stessa linea, che trovate sempre da INS, è esattamente questo, ed è il detergente intimo biologico, delicato e equilibrante, riequilibrante, ed è con pH fisiologico, estratto di camomilla, non contiene tutto quello che insomma sapete, certificato ICEA, e sono 300 ml, costano meno di 2 euro l'uno. Altra scoperta recente, che però sto già provando, sono dei prodotti sempre bio, della linea di cui ha parlato Carlita, quindi è per colpa sua che sono andata a comprarli, della Lita Botanica. Aspettate, eccola qui. Allora, io purtroppo ne ho trovati solo due di prodotti, più i dischetti, e devo dire però che mi sta piacendo tanto. Io ho preso quindi la crema viso anti-age, per una pelle più tonica e compatta, con bio estratto di gemme di faggio e omega 3 e omega 6. Eccolo qua. Quindi è una crema viso anti-age, sono 50 ml, 6 mesi dall'apertura, e viene fatta a Parma. Quindi questi prodotti vengono prodotti, insomma, a Parma. Le confezioni sono molto molto carine, fatte così, c'è il tappo, l'ho trovata solo col tappo azzurro, mi piace perché ha il coperchietto, insomma, che sigilla ancora meglio. Come vedete ne ho utilizzato, ammesso che si veda qualcosa, comunque ne ho già utilizzato un bel po', mi è piaciuta davvero tanto tanto. Questa è una pelle, scusate, una crema per le pelli quindi più esigenti, le pelli mature, perché è una crema anti-age. E soprattutto la consiglio anche per una pelle appunto matura, ma anche abbastanza secca, da normale a secca. Qui cosa c'è scritto? Niente, una crema anti-age, però io vi consiglio di provarla, veramente mi sono piaciuti tanto e hanno un prezzo veramente esiguo. Se l'ho trovata in offerta, se non erro, a 1,74 euro. L'altro prodotto che ho trovato, che consigliava Carlita in quel video, io in realtà non la seguo, ma è stato un caso che abbia visto quel video, ed è sempre della Botanica questa crema multiuso, che si può anche utilizzare sul viso volendo, ed è viso, corpo e mani con olio, con bio olio di melograno e frutto della passione. Eccolo qua. E anche questo l'ho già utilizzato. Ha una specie di coperchietto, vabbè, non è proprio un coperchio. Come vedete l'ho già utilizzata, non so se si vedrà qualcosa. Forse sì. E mi è piaciuta tanto come crema mani, come crema corpo, e basta. Però appunto, volendo si può anche utilizzare sul viso, nessuno lo vieta. Sono 250 ml e anche questo ha un inci buono, detto appunto da Carlita. Io ho preso già che c'ero i dischetti, che non sono male, li ho già provati, come vedete ne mancano un po'. Sono di cotone idrofilo 100%, li ho pagati pochissimo, sono ideali per le pelli delicate, sono ben 120 dischetti. E insomma, mi sono piaciuti, sono cotone bianco, cotone sbiancato a ossigeno, biodegradabile, quindi altra cosa interessante,
E quindi insomma anche questo prodotto ve lo segnalo. Poi altro prodotto che è anche una scoperta nuova, più che altro perché io l'avevo già provato, ora vi racconto. Questo è il gel d'aloe, sapete che io non posso vivere senza il gel d'aloe, ed è della B&B, che io avevo già provato tanto tempo fa, però ho visto che ha cambiato la confezione, quindi pensate da quant'è che non lo ricompravo, non lo riprovavo. E questo è un gel aloe appunto di B&B, una marca che secondo me è un ottimo appunto brand, ed è certificato ICEA, e appunto ve lo ripropongo perché appunto ve l'avevo già mostrato in un altro video, però era diverso, un'altra confezione, quindi anche questo per me è un prodotto perfetto per tutto l'anno. Poi poi cosa vi parlo? Vi parlo di qualche prodotto make up. Allora, vi parlo di questo blush che ho riscoperto, ritrovato, di Lady Futura. Eccolo. Si vede? Lady Futura. Questo lo trovate su qualche sito. Io l'avevo acquistato e non costava poco. Su Vecchia Bottega. Sì, Vecchia Bottega. E comunque, vabbè, vi lascio il link dove poterlo trovare. È questo colore stupendo. Ditemi se non è stupendo. Quindi è una bella cialda, grande. Ed è di questo rosa... bellissimo, anche leggermente luminoso, ce l'ho anche oggi addosso, però non so se si vedrà con questa luce, appunto, ripeto. Ed è questo, bellissimo, piace veramente tanto. Altro prodotto make up che mi piace tanto è questo di Benecos. Non l'avevo mai provato l'illuminante, mi è stato messo nell'ordine in omaggio, come omaggio nell'ordine cose, forse l'ultimo che avevo fatto. Ed è il Natural Highlighting Powder di Benecos, che come sapete questi prodotti sono estremamente low cost, quindi sui 3-4 euro, e lo sto utilizzando tanto, l'ho utilizzato anche oggi, quindi lo utilizzo qui ovviamente sotto l'arcata, lo utilizzo magari un po' sul naso, un po' in questa zona, quindi sugli zigomi alti e eventualmente anche qui. È un colore estremamente portabile, quindi non è un illuminante esagerato, è leggermente rosato, ma un rosato comunque delicato, non so se lo vedrete, ok, penso di sì. E questo insomma ve lo consiglio, fatemi sapere se lo avete provato, perché sinceramente mi era sfuggito completamente, quindi gentilmente mi è stato omaggiato. Terminiamo il make up con due prodotti, che sono questi due, sono due BB cream. Allora, una è di Nadir, sapete, ve ne avevo parlato già tempo fa, questa devo dire mi è piaciuta davvero tanto. Io avevo la tonalità caffè, se non erro, sì, che adesso risulta essere un po' scura perché come vedete sono tornata bella bianca, quindi la misto con questa di Lidea, che non mi era particolarmente piaciuta a dire il vero, questa crema viso colorata BB Green, vi ricordate, insomma la conoscete. Devo dire che non mi aveva fatto impazzire. Questa è nella tonalità unica, se riesco a trovare il nome ve lo dico, non c'è scritto, vabbè, comunque idratante. Comunque, allora, i prodotti dell'Idea sono ottimi, io mi sto trovando bene con tutti quelli che ho provato finora. Questa però per me non è proprio una BB cream, cioè non la considero tale, perché allora appena messa risulta leggermente colorata e quindi sembra che colori, in realtà poi non colora proprio niente e si uniforma leggermente, cioè uniforma l'incarnato, però insomma non mi dispiace nel caso in cui magari non voglio appesantire il viso, ecco, la posso anche utilizzare, quindi senza problemi. E poi appunto, siccome questa è chiara, questa invece è leggermente più scura, ve l'ho fatta vedere nel video, se andate a vedere vi lascio il link dove ho messo a confronto due BB cream bio, questa è un'altra, insomma vi lascio il link e vi faccio vedere come è questa. Poi, quali altri prodotti? Allora, ho scoperto già da un po', un mesetto, il Giardino Cosmetico, è un prodotto, è un brand insomma che sta spopolando, quindi lo trovate su, da Beauty Star, dopo credo io, oppure da Acqua e Sapone, ho saputo, però non so. Questo è il Densalift contorno occhi levigante con uva orsina e del Piemonte, mirtillo pure karité, acido ialuronico.
è bio, quindi con principi funzionali bio di origine italiana, insomma ci tengono a specificarlo, ed è certificato ICEA. Lo sto utilizzando e mi sta piacendo davvero tanto. Mi piace perché è estremamente idratante e ha anche una leggera azione lifting, poi non so nel tempo se sarà così, nel senso al momento sembrerebbe proprio di sì, mi piace come appunto mi lascia, ecco, il contorno occhi ben idratato, è veramente buono e insomma vi consiglio di provarlo a un prezzo esiguo, e sono 15 ml e ha un PAO di 6 mesi. Poi un altro prodotto che mi sta piacendo tanto è un siero della The Body Shop, però questo è un prodotto bio ed è della Nutrigenics, questa linea, vedete l'ho già utilizzato abbastanza, sono 30 ml come appunto tutti i sieri ed è certificato EcoCert ed è veramente molto buono, è un siero specifico diciamo per le pelli mature, per le pelli più esigenti, e l'ho trovato davvero valido, è anche rivitalizzante e mi piace anche il packaging, quindi ha una confezione con il contagocce, è un siero che si presenta molto fluido come fosse un tipo gel d'aloe, ecco, mi viene in mente questo, ecco, quindi non è in crema ad esempio come quello di Delidea che avevo provato, e bastano davvero poche gocce per poter quindi, applicare sul viso come idratante, volendo anche basta solo questo, a volte la sera quando non voglio appesantire il viso utilizzo solo questo senza crema. Poi a quanti minuti sono? 11, bene, proviamo ancora a parlarvi di questo prodotto. Questo prodotto mi piace davvero tanto, la sto già terminando, ne ho più poca, basta così, insomma, ne ho più veramente poca, aspettate. È questa di Evril ed è una crema da giorno bio per le pelli secche all'olio di albicocca bio, per le pelli secche e sensibili, è fantastica, certificata EcoCert, e questa è proprio quel genere di crema viso che io amo. Ed è veramente buona, fatemi sapere se l'avete provata. Ma so che qualcuno mi aveva scritto che di averla provata e che le era piaciuta veramente tanto. Altro prodotto di cui vi parlo, e forse anche l'ultimo, è questo di Biosmos. Ve ne parlo, aspettate, si vede? Sì. Ve ne parlo in quanto non prodotto veramente bio, perché non è certificato, ma in quanto prodotto comunque senza parabeni, senza alcol, e insomma ha una buona formulazione, ha pochi ingredienti, ora l'inci non vorrei dire, non vorrei proprio, o comunque al primo posto c'è l'estratto di aloe, comunque mi sta piacendo, è un estratto di aloe vera, fattore idratante, acido ialuronico, eccetera, pantenolo, eccetera, devo dire che mi piace davvero tanto, l'ho già utilizzato, aspettate, si vede un po', e mi piace molto. Lo utilizzo come tonico o come leggero struccante per il viso, come se fosse un po' un'acqua micellare. Ha questo tipo di apertura che devo dire mi piace perché non spreco prodotto, infatti vedete ne ho utilizzato, sembra pochissimo ma in realtà ce l'ho già da parecchio. Sono 200 ml e trovo che sia un prodotto validissimo. Bene, direi che ho terminato. A questo punto vi chiedo di farmi sapere quali sono i prodotti bio che avete scoperto, quali sono quelli che sono sempre i vostri, diciamo, fedelissimi, e alla prossima. Ciao!